Cos'è che vuoi, Gaia? Alpone. Quanti? C'è il torrente. Vieni, Gaia. Facciamo un tuffo. Amore. Gaia? Dove sei, amore? Sul ponte. Un altro sasso. Vai, salta. Brava. Cosa andiamo a cercare? Ila? Boni. Brava, amore. Andiamo a cercare. Brava. Guarda, si vedono i piantini. Amore, eh? Bello, eh? Stiamo approfittando di questa fantastica giornata fresca, un po' nuvolosa, ma era quello che ci voleva dopo un'estate torrida. E per far fare a Gaia la sua prima escursione totalmente a piedi. Quindi ho portato lo zaino eventualmente se si stanca troppo, però stiamo provando a far fare questo giretto molto semplice alla bimba in autonomia. Siamo partiti dal Devero in direzione Gran Piolo. La passeggiata è veramente molto semplice, fate conto che Gaia adesso ha 3 anni e la sta facendo da sola, con la manina, piano piano, salta di roccia in roccia. Per chi non fosse pratico della zona, siamo nella punta estrema del Piemonte, del nord, confine con la Svizzera, in zona Devero, nel parco naturale Veglia Devero. Siamo partiti appunto dall'Alpe Devero, dove c'è un comodo parcheggio, per questo è una passeggiata praticata anche da famiglie. E dal Devero al Gran Piolo, che è un paesino dove si arriva solo a piedi, sono circa 5-6 km con 150 metri di dislivello positivo, quindi veramente molto facile. Fate conto che adesso Gaia ha appena compiuto 3 anni, siamo a metà percorso e sta facendo da sola. Amore del papino. Il sole e siamo arrivati al Gran Piolo. Adesso Gaia, dove vuoi andare? Dove vogliamo andare? A vedere il lago? Il lago delle? Il lago delle casette. Delle casette. Okay. Il lago delle casette. Lago delle streghe, amore. Mi hai preso!
siamo arrivati al lago delle streghe. Abbiamo piazzato il tarp a terra, tanto è una bellissima giornata, non c'è rischio che piova e ci stiamo rilassando. Adesso si mangia e poi facciamo un altro giretto. Miam. Hai fame? Sì. Com'è Gaia? È buona, eh? Qua ce n'è ancora, eh? Che? Eh? Vuoi le olive? Sì. Guarda. È stata brava, eh? Alla fine sì. Praticamente ha fatto tutto lei. Solo l'ultima rampetta ha saltato. Poi però una volta arrivati... Beh, l'ultima rampa erano gradini troppo alti per lei, anche volendo. Amore, sei diventata la casa di un bruchetto. Hai visto? Che roba. Bello, eh? No, ma fa ridere come si tira su, cioè pazzesco. E come si piega per spostarsi. È un pochetto. Sì. Che canino. E ora che è andato. Gaia. Guardalo. Non lo schiacciare, povero. Metti la manina così. Gira la manina, gira la manina, gira, aprila, aprila. Così come la mamma, apri il palmo. Ferma, eh. Che lui piano piano scende. No, voglio. Non vuoi? Non vuoi? No. Adesso mettiamo il fornellino sulla bomboletta. Adesso accendiamo il fornello e quando accendo il fornello c'è la fiamma, quindi non devi più toccare niente qua vicino, sì. Perché sennò ti scotti, amore. Perché con la fiamma ci si scotta. Sì. Ecco qua, c'è la fiamma e noi mettiamo a scaldare. Babà? Sì, amore. Sei coltello? Sì, è un coltello, amore. Tagli tutte le alici. I larici. Questi sono aghi di larice. Questo facciamo la tisana, va bene, amore? Non usalo. Com'è? Buona. Ma è la tisana? Certo, amore, la tisana con l'arice. Eccola. Intanto bevi questa. Piano, eh. Se ci vediamo un drone sopra. Attenta, amore, che ti si rovescia, vai. Com'è? Buona. Amore. Buonissima. Capisco perché la vuole sempre, eh. Che fa la mamma, le prende? Sì. Dai, tranquilla. Dai, tranquilla, mamma. Ci siamo rilassati sotto i larici
a fianco del lago delle streghe. E adesso, dopo questa dormitina, torniamo a Crampiolo per fare una bella merenda. Giusto Gaia, vuoi fare merenda? Eh? È molto breve, amore, sì. È molto gatta questa. Ci voleva, eh. È molto gatta gatta. E te Gaia, buono? Non si può venire qua senza mangiare lo yogurt. Decisamente. E dopo una grandiosa merenda e con il Crampiolo sullo sfondo stiamo tornando alle macchine. Siamo soddisfatti. Alla macchina, sì. Quindi dico alle macchine, effettivamente è una sola. Siamo soddisfatti perché Gaia veramente ha fatto quasi tutto il percorso da sola e per il ritorno sembra ancora bella carica. E poi va come una saetta. Per oggi è tutto e noi ci vediamo. Dillo tu, alla prossima. A ben. Ah, bravo amore. Ciao. Ciao.